Male per uno che non è un vero dottore. È stato un bel lavoro di squadra. E adesso cosa farai? Torno sul territorio in prima linea. Davvero hai dato le dimissioni? Mm-hmm. Io non posso proteggervi, ragazzi. L'avete capito, io voglio lavorare fuori di qui sul territorio. Non puoi farlo, Andrea. Non dopo quello che hai dimostrato di poter fare. Insomma, siamo una squadra. Novità? Il freezing è passato, ma pressione e frequenza cardiaca restano alte. Freezing e problemi cardiaci. Ed è stato ricoverato in stato confusionale. La Tedeschi pensa all'Alzheimer, ma secondo me è un quadro più complesso. No, Giulia, inoltre tanto a Doc non interessano più i casi strani. Senti un po', Doc. Se tu non torni qua, sei un vero cretino. Io mi fido di te e non sono l'unica. Mi spieghi perché lo fai? Te l'ho detto, siamo una squadra. Abbiamo bisogno di te. La guerra è finita. Adesso dobbiamo tornare a casa a occuparci delle persone a cui teniamo. Questo reparto è come la tua famiglia. Vi ho visti lavorare oggi, siete una grande squadra. Lo eravamo. Ho saputo che hanno accettato la tua richiesta. Finisco qui gli ultimi 10 giorni e poi mi trasferisco. I ragazzi ce la faranno benissimo da soli. Io metto al sicuro la memoria di Lorenzo e me ne vado a giro. Come ho deciso. Non possiamo andarci. Se ce ne andiamo anche io e te, tutta la squadra verrà dispersa. Ci sarà un'altra squadra. Questo reparto l'abbiamo creato assieme. La nostra famiglia. Dobbiamo difenderla. Non possiamo fare più niente. Il primario è Cecilia. Se i numeri ci daranno ragione, capirà che il nostro metodo non è da buttare. Il tuo metodo? È il nostro, non il tuo. Dei ragazzi che lo stanno parlando. Noi i pazienti li ascoltiamo. Ricostruiamo assieme a loro la loro storia. Noi i pazienti li trattiamo come persone uniche, non come campi di battaglia per una guerra ai virus. La mia idea è di convincerle del valore del nostro metodo. E capirà da sola che siete dei medici troppo bravi per rischiare di perdere. Domani le risolvo io questa cosa. Cane bravo. Cane bravo.